Ciao, vediamo insieme come realizzare con Adobe Illustrator un testo con etichetta che ci permette di editare il testo mantenendo l'etichetta attiva durante la scrittura. La prima cosa da fare è selezionare lo strumento testo e andare a inserire la nostra parola. Ora, io per comodità, come possiamo vedere dal pannello dinamico, sto utilizzando un font molto pulito, molto netto come Open Sans, con la caratteristica bold. Inseriamo la nostra parola. La rendiamo più grande in modo da rendere più visibile l'effetto sull'area di lavoro. Dopodiché vado sul menu Finestra, Aspetto e qui nella parte bassa io vedrò una serie di icone. La seconda, a partire da sinistra, mi permette di aggiungere un nuovo riempimento al testo, quindi di cambiare il colore al testo. Facciamo un clic. Si apre appunto il livello del riempimento appena selezionato, con il relativo menu a tendina a fianco. Lo apriamo e scegliamo un colore da attribuire a questo testo. Chiaramente nella parte bassa di questo piccolo micro pannellino possiamo notare una serie di utili strumenti che ci permettono di visualizzare diversamente le cromie e quindi le palette colore all'interno di questo riquadro, oppure eventualmente aggiungere un nuovo campione colore, creare gruppi di colori o addirittura eliminarne qualcuno creato precedentemente. Qui naturalmente non stiamo vedendo solo i colori, ma stiamo vedendo anche i pattern, i colori scala di grigio e tutta una serie di nuovi colori che possiamo aggiungere durante il nostro lavoro. Selezioniamo questo colore e confermiamo quindi questo riempimento con un clic all'esterno. Dopodiché possiamo anche temporaneamente chiudere questo pannello aspetto, che ricordiamo essere il pannello delle caratteristiche legate al singolo oggetto che stiamo lavorando, caratteristiche di stile sostanzialmente. A questo punto, con il testo selezionato, andiamo sul menu Effetto, Converti in forma, rettangolo con angoli arrotondati, ed ecco che il testo viene circondato da una etichetta sostanzialmente, quindi un riquadro completamente colorato del riempimento che abbiamo appena associato al carattere. Da questo pannellino, che riguarda le opzioni della forma, avendo noi convertito il testo in forma, possiamo scegliere la forma di destinazione, che può essere un rettangolo con gli angoli arrotondati o addirittura un'ellisse, quindi un cerchio stirato. Scegliamo per comodità rettangolo arrotondato. Come opzioni lasciamo relativa, dopodiché associamo maggiore altezza e maggiore larghezza come parametri. Ora, in questo momento, noi abbiamo attivato come unità di misura i millimetri. Per comodità, noi possiamo lavorare in pixel, soprattutto se il nostro file è destinato al web. Se è destinato alla stampa, possiamo invece lasciare i millimetri o addirittura i centimetri. In questo caso lasceremo i millimetri e vedremo successivamente come farlo con i pixel. Inseriamo valori in questo campo come 10, 10. Ricordiamoci di attivare sempre la modalità anteprima in modo da vedere live le nostre modifiche. Chiamo su OK. Ora apriamo il pannello aspetto, che ha questa iconcina come se fosse appunto un sole. Troviamo il livello caratteri che corrisponde al testo che abbiamo inserito. Lo trasciniamo sopra il livello riempimento in modo da vedere di nuovo visibile il testo scritto. Se facciamo un clic sul testo, poi andiamo a selezionare dalla palette strumenti lo strumento testo. Facciamo di nuovo un clic alla fine della parola e scriviamo. Come vedete, l'etichetta seguirà il testo nella sua direzione di scrittura. Chiaramente selezionato di nuovo lo strumento testo, possiamo andare a selezionare l'ultima parola magari e a cancellarla. Chiaramente possiamo anche aggiungere nuove righe al di sotto della prima riga, dando un invio e scrivendo. Per poter modificare il colore del testo, ci basterà fare un clic all'interno del testo, selezionarlo e dalla palette strumenti in basso dove c'è il riempimento colore, oppure dal pannello colori, possiamo aprire la tavolozza e andare a cambiare il nostro colore in questo modo. Per modificare questo elemento con l'etichetta e quindi lo sfondo attorno, riapriamo il pannello aspetto, possiamo andare appunto ad aprire il rettangolo arrotondato e qui possiamo rivedere gli stessi parametri che abbiamo prima personalizzato. Clicchiamo su annulla, facciamo un clic sul campo vuoto dell'area di lavoro e selezioniamo mostra righelli. Da qui possiamo cambiare l'unità di misura dei nostri oggetti. Facendo un clic col tasto destro lungo il righello, passiamo da millimetri e selezioniamo a pixel. Ora riapriamo il pannello aspetto, doppio clic sul rettangolo arrotondato, che è l'effetto da noi generato, si riaprirà il famoso pannello opzioni forma e qui, come vedete, le misure che prima abbiamo inserito in millimetri ora sono state convertite in pixel. Diamo l'ok. Per poter cambiare invece il colore di sfondo, selezioniamo di nuovo pannello aspetto, andiamo qui sempre alla voce di riempimento sull'iconcina accanto e andiamo a cambiare colore. Ora, se vogliamo dare un effetto come per esempio un'ombra all'intera etichetta, ci basterà selezionare appunto sempre l'oggetto, andare sul menu effetto, stilizzazione
ombra esterna. Attiviamo sempre l'anteprima e qui chiaramente possiamo parametrare e personalizzare l'effetto ombra come preferiamo. Solitamente si attribuisce un metodo di diffusione moltiplica per conferire un'ombra realistica all'oggetto. L'opacità da tra 60 e 75 è sempre abbastanza consigliata, a meno che non la vogliamo rendere poco visibile, e lo scostamento ci permette appunto di determinare quanto deve essere distante sull'asse orizzontale e sull'asse verticale l'ombra rispetto all'oggetto originale. Dopodiché la sfocatura ci permette appunto di stabilire il livello di sfocatura dell'ombra. Infine possiamo stabilire se l'ombra deve essere un colore oppure se deve essere semplicemente scurita attraverso un sistema in percentuale da 0 a 100. Restiamo colore, stabiliamo come colore questo nero abbastanza povero e clicchiamo su OK. Ecco la nostra etichetta con testo editabile live. Non ci resta che esportarlo in PDF vettoriale e stamparlo, oppure salvarlo per il web in un formato che può essere JPEG o PNG. Magari semplicemente selezionando l'oggetto, tasto destro, esporta selezione, e qui avremo appunto la possibilità di scegliere i nostri formati. Dopodiché esporta risorse. Se ti è piaciuto questo video iscriviti al canale e non perderti nessun altro video su Adobe Illustrator, Adobe Photoshop e tanto altro ancora. Ciao, grazie e al prossimo video!